Buongiorno Friuli e buon mercoledì 25 settembre. Noi siamo pronti per la nostra rassegna stampa. Tra poco, come sempre, scorreremo assieme le pagine principali dei quotidiani di oggi. Prima però uno sguardo al tempo, uno sguardo anche alle immagini che ci arrivano dalla nostra regione in queste prime ore del mattino. Siamo in montagna, siamo sullo Zoncolan con queste immagini. In questo momento su Monte Zoncolan il termometro segna 6 gradi e 7 decimi, ancora a Tarvisio 7 gradi e 7, 7, 2 gradi, 7 gradi e 2 decimi sul Monte Lussari, scendendo verso la pianura a Udine 12 gradi e 7, a Pordenone 12 gradi e 8, a Gorizia 12 gradi e 6, sulla costa a Trieste il termometro segna 17 gradi e 2 decimi. Il cielo è nuvoloso su buona parte della regione. Adesso andiamo a vedere le nostre previsioni del tempo per vedere assieme un po' come proseguirà questa giornata di oggi per quanto riguarda il tempo. Il meteo è offerto da Azienda Agricola Davide Feresin, viticoltori in Friuli, località San Quirino, Cormons, telefono 0481 630032. Ben ritrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 25 settembre. Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, peggioramento nel pomeriggio con piogge sparse in genere deboli o moderate. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-est debole o moderato. Su pianura e costa possibili temporali al pomeriggio sera. Le temperature. Sulla costa le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, le massime da 20 a 23 gradi. In pianura le minime dai 13 a 16 gradi, le massime saranno ricomprese tra 20 e 23 gradi. A 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Grazie per averci seguito, al prossimo appuntamento con le previsioni meteo. Il meteo è stato offerto da Azienda Agricola Davide Feresin, viticoltori in Friuli. Località San Quirino, Cormons, telefono 0481 630032. Subito la viabilità, vediamo anche qual è la situazione sulle principali autostrade della nostra regione. Ecco, questa è un'immagine della A4, del bivio A4 A23 in direzione Milano. Traffico c'è, ma scorrevole come vediamo appunto nelle immagini, quindi inizio di mattinata tranquillo per quanto riguarda il traffico. Ecco anche un'altra immagine che ci mostra questo tratto di autostrada un po' più avanti verso Venezia, siamo all'altezza di Gonars, vediamo che ci sono le tre corsie in questo tratto di autostrada. E allora iniziamo adesso la nostra rassegna stampa, subito con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ecco il Corriere che apre con questo titolo: negozi e contanti, cosa cambia? Piano anti-evasione di Conte, bonus scontrini e sgravi per chi usa le carte di credito. Bollette più care per luce e gas. Lite Premier Salvini, spieghi il caso Russia, ha detto il Premier, la replica e lui i conflitti di interesse. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Ancora andiamo a centro pagina e vediamo la foto del nuovo stadio di Milano, il nuovo San Siro, un doppio anello o le guglie di vetro, i due progetti in gara per l'impianto di Inter e Milan. Questa è la fotonotizia sulla prima del Corriere della Sera. Andiamo adesso su Repubblica, piano di Conte meno contante. Questa è la strategia per la lotta all'evasione. Bonus fiscali per chi paga con la carta di credito e lotteria degli scontrini. Il Premier lancia il patto con gli onesti e ribadisce manette ai ladri di tasse. Migranti nell'accordo di Malta, linea dura contro le ONG.
E poi vediamo di spalla l'annuncio dei democratici, andiamo negli Stati Uniti, Trump, primo passo per l'impeachment, Nancy Pelosi molla gli ormeggi, annuncia l'avvio ufficiale di un'inchiesta che apre di fatto la strada a un possibile impeachment di Donald Trump, una mossa evitata a lungo dalla leader democratica, ma a cui è praticamente costretta dopo gli ultimi sviluppi della vicenda ucraina. La presunta richiesta fatta al telefono da Trump lo scorso 25 luglio all'omologo Volodymyr Zelensky affinché riprendesse le indagini su Biden, il figlio dell'ex vicepresidente Joe, membro del CDA della compagnia del gas ucraina Burisma. Ancora sempre dagli esteri, vediamo a centro pagina, dalla Gran Bretagna, sentenza storica a Londra, illegittimo lo stop al Parlamento. La Corte sconfessa Boris Johnson che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, lo ricorderete, aveva di fatto sospeso le sedute del Parlamento per bloccare il dibattito sulla Brexit. Ecco qua la notizia sulla prima pagina di Repubblica, che adesso chiudiamo per andare sulla stampa. In apertura le parole di Di Maio: rischio Siria per la Libia. Migranti, primi dubbi in Europa sull'accordo di Malta, molte capitali pronte a proporre modifiche. All'ONU il duello Stati Uniti-Iran, Trump regime assetato di sangue, Rouhani replica, l'America è distruttiva. E poi nell'occhiello vediamo appunto per quanto riguarda il titolo principale, il ministro degli esteri a New York sollecita una soluzione politica, l'Unione Europea parli con una sola voce. Andiamo a centro pagina dove vediamo un'altra forte notizia che ci porta invece sul ghiacciaio del Monte Bianco, il ghiacciaio che scivola a valle chiusa, la Val Ferret, ecco. Una foto del ghiacciaio del Monte Bianco che ora minaccia delle abitazioni che si trovano più a valle. Chiudiamo la stampa e andiamo sul manifesto e vediamo in apertura proprio questa notizia. Ghiaccio fuso, il ghiacciaio Plan Pisseux sta per staccarsi dal Monte Bianco, una massa di 250.000 metri cubi rischia di precipitare da un momento all'altro. Si scioglie a ritmo di 50-60 cm al giorno. L'allarme nei giorni del deludente summit ONU sui cambiamenti climatici. Ecco qua il manifesto. Ancora andiamo adesso sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, un'apertura ancora diversa. Renzi a caccia di soldi crea una nuova fondazione e una SRL con 1 milione dalle conferenze. Inchiesta sui fondi alla Leopolda, si cerca il tramite Donnini Toto. E qui vediamo appunto il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo anche sul giornale. Vogliono punire pure la Nutella, delirio del governo, scrive il giornale. Il ministro delle merendine, Ferrero, è troppo ricco e intanto salgono le bollette di luce e gas, titola il giornale in apertura. Ancora andiamo anche su Libero, Italia povera, italiani ricchi, europei messi peggio di noi. L'Agenzia dell'Unione Europea che valuta il rischio fallimento degli stati fa la lista nera dei cittadini più indebitati. Ci sono 11 paesi nei guai, tra i quali Germania, Francia e Olanda, non il nostro, scrive Libero. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Sole 24 Ore. C'è un'intervista al ministro per lo sviluppo economico Patuanelli in apertura. Ecco qua Patuanelli, incentivi e investimenti verdi, impresa 4.0 triennale. Questo è il titolo e poi appunto nelle pagine interne c'è tutta l'intervista a Patuanelli che si sofferma sugli incentivi per gli investimenti a basso impatto
ambientale. Anche sulla pagina, sulla prima pagina del Sole 24 Ore vediamo Brexit illegale, lo stop al Parlamento, bufera su Johnson che dice non mi dimetto. I quotidiani sportivi adesso, andiamo sulla Gazzetta dello Sport, su Corriere e Tutto Sport. Vediamo sulla Gazzetta dello Sport in apertura la Juventus, anzi vediamo subito su tutti e tre i quotidiani una foto di Pjanic, decisivo ieri nella gara contro il Brescia. Juve, Pjanic di volo, un'altra rimonta a sorpresa in vetta a Brescia, gran gol del centrocampista, è finita 2-1, la Juve era andata sotto, rischiano ma poi crescono e ribaltano la partita. Il bosniaco bersaglio di cori razzisti. E c'è il commento di Luigi Garlando che dice segni di Sarri, lampi di Balo. Balotelli che ieri è ritornato a giocare appunto nel campionato italiano. Ieri pomeriggio ha giocato anche l'Udinese, finita 0-0 tra Verona e Udinese. Allora andiamo subito nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, così andiamo a dare un'occhiata anche ai titoli appunto dedicati all'Udinese. Ecco qua la pagina, il Verona mette la sveglia troppo tardi, l'Udinese frena gli uomini di Juric che spingono solo nella ripresa, ma Musso c'è, scrive la Gazzetta dello Sport. E poi vediamo anche nella pagina accanto, Juric comunque contento, meritavamo di vincere, e Tudor che dice è un pari giusto, un tempo a testa, a questo punto può segnare la svolta del nostro campionato, Musso è stato super con quella parata, ha confermato di essere un grande portiere. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport adesso e andiamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali, andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino, poi torneremo ovviamente a parlare anche di Udinese, andiamo sul Messaggero Veneto, in questo caso andiamo sul Messaggero Veneto di Pordenone, perché così vediamo subito anche il titolo dedicato al Pordenone. Anche il Pordenone ha pareggiato ieri sera 1-1 alla Dacia Arena contro il Benevento. Ecco qua le due foto, Udinese e Pordenone pareggiano. La notizia che apre però le pagine del Messaggero Veneto di oggi è una notizia che vi abbiamo anticipato proprio nella rassegna stampa di ieri. Badante prosciuga il patrimonio, sono stati sequestrati ben 1,2 milioni di euro, almeno 90 operazioni per vuotare il contante. Indagata anche l'ex direttrice dell'ufficio postale. Un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone a Sacile. Questa è la prima pagina del Messaggero Veneto di Pordenone. Andiamo anche sulla prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, vediamo anche qui appunto lo stesso titolo, ma andiamo adesso nelle pagine interne per approfondire un attimino proprio questa indagine della Guardia di Finanza. Secondo le accuse del PM, la donna ha circuito un'anziana e disabile, sequestri per 1,2 milioni appunto alla badante. Le Fiamme Gialle hanno accertato 90 operazioni per svuotare i conti. La difesa dice la novantenne era lucida, accuse infondate. E poi appunto vediamo tutti i particolari in questo ampio articolo. La procura ipotizza il favoreggiamento dell'ex direttrice dell'ufficio postale, e poi l'avvocato Bernardi valuta di ricorrere al tribunale del riesame per il dissequestro, questo il legale della donna indagata. Ancora nel taglio basso i dubbi sollevati dai familiari della donna quando la badante ha dato il via a tutte le procedure per la cremazione della donna in autonomia senza sentire i familiari, l'urna cineraria per il figlio, la cremazione e il testamento. I dubbi appunto sollevati dai familiari anche sul testamento
della donna. Nella pagina accanto le parole dell'ex collaboratrice che respinge le accuse e dice: sono innocente, sempre stata leale. Difesa a spada tratta dai sindacati, la funzionaria postale che appunto ha consentito tutti questi movimenti di denaro, sede perquisita. E sempre in questa pagina vediamo anche le parole del notaio Simoncini, che rifiutò di fare il rogito per l'acquisto dell'abitazione dell'anziana da parte della badante. Ho fatto il mio dovere. E poi la difesa dice: non è stata un'idea della signora. Ancora rimanendo sulle pagine del Messaggero Veneto di Udine, torniamo in prima pagina e andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie. Vediamo appunto il pareggio dell'Udinese a Verona, muove la classifica dopo tre sconfitte. Ma andiamo a dare un'occhiata adesso alle altre notizie. Maltrattamenti e calci ai disabili ospiti di una comunità, questo per quanto riguarda la cronaca. E poi ancora in città, a Udine, saranno gli udinesi a scegliere l'arredo per Mercato Vecchio. Dal comune anche un piano per l'asfaltatura delle strade. Piano elimina buche, 1,5 milioni per asfaltare 22 strade. Sempre per quanto riguarda la cronaca, i controlli della Polstrada, quasi a 170 sulla tangenziale, scatta la multa da 850 euro. Ecco qua, l'uomo, un 58enne, ha dovuto pagare subito perché la vettura era stata immatricolata all'estero, se non lo avesse fatto sarebbe scattato il fermo del veicolo. Ancora andiamo di spalla e vediamo il processo a carico dell'assistente sanitaria Emanuela Petrillo, accusata di non aver effettuato le vaccinazioni nelle aziende sanitarie dove lavorava, finte vaccinazioni. Anche le aziende sanitarie devono pagare, potrebbero essere le aziende sanitarie alla fine a pagare il conto delle responsabilità penali, si accertate, di Emanuela Petrillo, attualmente appunto sotto processo. Ieri la prima udienza a Udine, che si è chiusa con un rinvio. Vediamo, il garante dei detenuti denuncia idrante per punire un carcerato a Tolmezzo. Questa è la denuncia che è arrivata dal garante dei detenuti. E nel taglio alto vediamo, per quanto riguarda la salute, tumori sono in calo in Italia, ma il record negativo è il Friuli Venezia Giulia, che primeggia per nuovi casi diagnosticati. Questa è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine. Andiamo adesso nelle pagine interne e andiamo a vedere appunto l'apertura, il piano elimina buche, i lavori in via Mercato Vecchio in primo piano. Ecco il piano per eliminare le buche, 1,5 milioni e 22 strade da asfaltare. Via libera all'ultima fase dei lavori, saranno completati entro l'anno. Il sindaco dice: lo avevo promesso in campagna elettorale. E poi abbiamo l'elenco delle strade che saranno asfaltate nel primo lotto da 800.000 euro, lavori al via in ottobre, si va da via Bariglaria, via Brasile, poi ancora Feletto, via della Polveriera, piazza Repubblica e via via tutte le altre strade. Un secondo lotto da 700.000 euro inizierà entro la fine dell'anno, via Butrio, Birago, Baldasseria Media e via via appunto tutte le altre vie. Mercato Vecchio, l'arredo sarà scelto dagli udinesi, voteranno le 10 idee selezionate dalla commissione. Pronto il bando finanziato dalla Camera di Commercio con 250.000 euro. Dalle pagine del Messaggero Veneto andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, andiamo a vedere anche qui i titoli di apertura. Andiamo sulla pagina del Gazzettino del Friuli, ecco qua, il Gazzettino apre con il processo
a carico dell'assistente sanitaria Petrillo, vaccini, il processo slitta al debutto. Sono state ricevute nuove istanze di costituzione di parte civile presentate dal Codacons e da altre tre famiglie di bambini. Il collegio di ieri non era quello titolare a trattare il fascicolo, da qui la decisione di aggiornare l'udienza al prossimo ottobre. L'appuntamento è per il 15 ottobre. A centro pagina la presentazione della fiera della Casa Moderna, 66esima edizione di Casa Moderna, si declina anche in Casa Verde per il vivere en plein air. Il messaggio di Greta Thunberg è arrivato sin qui, è stato detto ieri alla presentazione di questa edizione della fiera della Casa Moderna, che ha visto l'esordio di Gomiero ai vertici della fiera. Vediamo appunto proprio in queste immagini. Andiamo nel taglio basso adesso per parlare di Udinese. Pari senza gol a Verona, l'Udinese si accontenta, scrive il Gazzettino. E allora andiamo subito nelle pagine sportive del Gazzettino del Friuli e vediamo appunto il titolo principale. Tudor benedice il punto preso, un tempo a testa, bene così. Il pareggio senza reti contro l'Hellas non scontenta il tecnico. Abbiamo sofferto soprattutto sulle fasce. L'analisi del direttore tecnico Marino, felici della prestazione della squadra. Ora un'altra battaglia con il Bologna, tutt'altro che uno spettacolo, anzi una sagra dello sbadiglio, ma la posta in palio, già pesante al quinto turno di campionato, ha influenzato intenzioni e bilanciamenti di Hellas Verona e Udinese. Le squadre così restano al palo dal punto di vista realizzativo, ma non dei punti. Lo 0-0 smuove la classifica di entrambe, portando i gialloblu a quota 5 e i friulani a 4. Un punto che nel complesso è giusto e serve a spazzare via qualche timore e incertezza che il gollonzo di Romulo avevano instillato nell'animo dei ragazzi di Tudor. L'allenatore croato analizza così la prestazione ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene noi, nel secondo loro. Sono contento, era una partita particolare contro il mio amico Juric. Va bene così, ho scelto Barak perché volevo mettere un po' di movimento per complicare le cose alla loro difesa. In generale il primo tempo è stato buono, il secondo meno. Guardiamo al futuro con ottimismo, Juric è un grande amico, è sempre bello ritrovarlo. Queste le prime righe dell'articolo di Stefano Giovanpietro, che analizza così la partita. Focus poi anche sul ritorno di Barak, che dice: ho dato tutto per la squadra. Di spalla ci sono le pagelle, eccole qua. Si va dal 8 di Musso, Super Musso su Stepinski, male Lasagna. E vediamo infatti per il Gazzettino. Lasagna si prende un 4, non è possibile, ha sbagliato un gol facile, ha fatto il bis a inizio della ripresa, non era in giornata, di certo non ha attenuanti per aver mancato due volte il bersaglio. Tutti gli altri sufficienti, 5,5 per Sema, Fofana e Iaialo, 5 per Struger e 5,5 per Samir. Questi i voti del Gazzettino. Ancora vediamo anche il Pordenone, stoppata la capolista, titola il Gazzettino. Nel turno infrasettimanale di Serie B il Pordenone pareggia alla Dacia Arena per 1-1 contro il Benevento di Pippo Inzaghi. I neroverdi mantengono l'imbattibilità casalinga alla rete alla Dacia Arena per 1-1 contro il Benevento di Pippo nel turno infrasettimanale di Serie B il Pordenone pareggia alla Dacia Arena per 1-1 contro il Benevento di Pippo Inzaghi. E poi i neroverdi mantengono l'imbattibilità casalinga alla rete di Kragl, risponde Camporese di testa su angolo di Burrai. E anche qui vediamo le prime righe dell'articolo. Il Pordenone impone l'alt alla capolista, gioca alla pari del Benevento per lunghi tratti, nei momenti di difficoltà indossa anche il saio, lotta, stringe i denti, ma di tanto in tanto crea gioco e occasioni.
E allora andiamo a sentire anche le parole di Mister Tesser al termine della gara, così ci vediamo anche i due gol di Pordenone Benevento. Punto molto pesante. Beh, un buon punto, soprattutto meritato, è stata fatta una buona partita contro una squadra forte, però sono stati veramente bravi i ragazzi stasera. Fatto una prestazione di una intensità incredibile, sono stati bravi, quindi un buon punto sicuramente. Senti, soprattutto avevo detto ieri in conferenza stampa, non era facile recuperare dal punto di vista fisico e nervoso dopo pochi giorni, dopo una partita dispendiosa come quella di Livorno, e tu hai elogiato appunto l'intensità e la fisicità, segno che è una squadra che ha recuperato e che sta bene. No, sta bene fisicamente, ma soprattutto sta bene anche con la testa, cioè non c'era quella tensione che magari... Vieni da una sconfitta, trovi una squadra importante come il Benevento e puoi avere anche un po' di timore reverenziale, arriva sempre la prima classifica, invece no, non c'è stato questo e soprattutto non c'è stato questo, dopo ci siamo trovati sotto 1-0, poteva mettersi male per noi, aveva preso un bellissimo gol loro, una bella giocata della qualità importante che hanno. Invece siamo stati molto bravi a tenere il campo, abbiamo reagito, sì, abbiamo trovato gol sul piazzato, però li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo messi lì sulla loro metà campo per un pezzo importante di partita. Salve mister, qua. Quello che sorprende del Pordenone è che, nonostante sia nuova per la categoria, sembra una squadra a vederla giocare molto scafata, insomma, sembra che giochi con una esperienza che uno non si aspetta da una promossa, non so se condivide. Qualche giorno fa direi dicevo magari di no, è una battuta per l'ultima partita tra Pescara e Livorno che qualcosa abbiamo lasciato proprio sull'esperienza, però è una squadra che gioca su un entusiasmo, che ha anche dei giocatori esperti che possono darci quel qualcosa a chi magari lo è meno, ma cerchiamo adesso, al di là di tutto, noi siamo consapevoli del campionato che ci aspetta, duro, difficile, ed avere un obiettivo che è la salvezza. Quello che stiamo portando avanti un po' con una mentalità e la fortuna anche di bravura, di aver vinto il campionato scorso e di giocarsela sempre. E noi questo cerchiamo di fare. Poi ci sono delle squadre che delle volte ti costringono a stare o anche in sulla difensiva, ma concettualmente ci proviamo a giocare. Queste erano le parole di Mister Tesser. Dalle pagine del Gazzettino andiamo su quelle del Messaggero Veneto, che titola Pordenone è un punto pesante, il Benevento non passa al Friuli, la capolista va in vantaggio con Cragli, neroverdi ancora imbattuti in casa, agguantano il pareggio. Le pagelle di Alberto Bertolotto, il migliore camporese, e poi vediamo ancora Di Gregorio, una certezza, Pasa porta un po' di ordine. Rimanendo sulle pagine del Messaggero Veneto andiamo a vedere anche i titoli sull'Udinese. L'Udinese non osa, la battaglia di Verona regala un punticino, il pari al Bentegodi fa respirare i bianconeri, Tudor non rischia le due punte e nell'ultima mezz'ora l'Hellas ha preso d'assedio l'area di rigore friulana. E anche qui vediamo Marino soddisfatto, buon primo tempo, poi sono usciti loro, il pareggio e è giusto. Le pagelle di Massimo Meroi con Musso, il migliore, 8 per lui e 4,5 a Lasagna. Queste le due facce dell'Udinese che si è vista ieri sera a Verona. Nella pagina successiva vediamo anche le parole di Tudor e di Okaka. Tudor che dice: questo pari me lo tengo ben stretto, buon primo tempo, poi abbiamo sofferto troppo, un segnale importante essere riusciti a non subire gol. E poi vediamo nella pagina accanto, Okaka non nasconde i guai, dobbiamo creare di più. L'ariete bianconero è entrato al 65esimo, ha sofferto la mancanza di rifornimenti. Barak fuori ruolo, ho caratteristiche da mezzala, ma ho fatto il massimo, ha detto. E qui vediamo anche i tifosi, il punto in trasferta fa sorridere i 300 tifosi friulani arrivati al Bentegodi. Andiamo a vedere anche
Un'altra notizia che troviamo sulla pagina successiva, no, non è questa, si parlava della pallacanestro Udine che questa sera giocherà il Memorial Paietta a Cividale. Ne parleremo nel corso della seconda parte della nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a dare un'occhiata anche al Piccolo, siamo in chiusura, quindi vediamo anche la prima pagina del Piccolo che mancava nella nostra rassegna. Questa edizione del Piccolo di Gorizia, c'è un caso di cronaca in apertura, c'è la festa dei ragazzi dell'ANFAS e i vicini chiamano i carabinieri. Alle 15 del pomeriggio musica e tombola disturbavano alcuni residenti. L'imbarazzo dei militari dell'arma all'arrivo nella sede di via Garzarolli, amareggiato il presidente Brancati. E poi, sempre per la cronaca, vediamo a centro pagina un violento incidente a Montesanto ieri mattina, violento frontale a Montesanto, gravissimo un automobilista, e intanto è morta l'automobilista coinvolta in un incidente sulla Mainizza 3 giorni fa. Chiudiamo questa pagina del Piccolo e chiudiamo anche questa prima parte della nostra rassegna stampa, del nostro Buongiorno Friuli. Adesso la linea passa come sempre alla regia. Noi saremo di nuovo in diretta alle 8 per proseguire l'analisi dei quotidiani di oggi e poi darvi tutti gli altri aggiornamenti di cronaca e di sport. Allora ci rivediamo più tardi, puntuali alle 8.